Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Giardinieri, ortolani, agricoltori sanno bene che dopo che si è seminato occorre tener libero il terreno dalle erbacce. Crescono spontanee e non occorre affatto seminarle. La zizzania, ad esempio, è una pianta che cresce rigogliosa spontaneamente. Secondo la parabola che sentiremo questa prossima domenica, è stata addirittura seminata la zizzania. Figuriamoci se non cresce ancora meglio. Ma perché il padrone del campo vieta ai servi di estirparla? No, non estirpate la zizzania, che non succeda che con essa sradichiate anche il grano buono. Eccola la ragione. C'è il rischio di sradicare anche il grano buono insieme alla zizzania. Meglio attendere la mietitura, allora apparirà chiaro cos'è zizzania e cos'è grano buono. Qui in questo intermezzo tra la semina e la mietitura c'è tutta la storia di questo mondo, anche le storie di noi che lo abitiamo. Che ci sia del buon grano che sta crescendo è fuori discussione. Il Vangelo chiama tutto questo regno di Dio. L'ha seminato Gesù nella nostra terra e continua a seminarlo nei cuori di tanti uomini e donne anche ai nostri giorni. Cresce in modo impercettibile, così come tutto ciò che è vivo e divino. Certo, c'è anche la zizzania. È tutto l'opposto del regno di Dio, è tutto il contrario del Vangelo. L'arte della menzogna, della falsità, l'interesse egoistico, il sopruso, il materialismo che vive di consumo. Sì, è di tante specie e sottospecie la zizzania. I servi vorrebbero estirparla. Chi sono questi servi? Quei credenti che si lamentano con Dio e dicono: Signore, perché lasci che ai delinquenti vada tutto bene? Perché non li togli di mezzo una volta per tutte? E senza attendere risposta, non di rado i cristiani hanno cercato di estirpare la zizzania. Non ci sono mai riusciti. Certo, non è gratificante convivere con la zizzania. A volte questa zizzania è perfino sfacciata, strafottente. Può adoperare metodi e strumenti così astuti e sporchi che noi per coerenza non ci possiamo permettere. Ma perché Dio ha così tanta pazienza? Si può rispondere con un'altra domanda. Chi ci garantisce che noi siamo proprio grano buono e che zizzania siano soltanto gli altri? Ecco perché Dio ha pazienza. Piuttosto che di estirpare la zizzania attorno a noi, preoccupiamoci di essere grano buono e di restare grano buono fino al momento della mietitura. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.